Ciao, benvenuta o benvenuto in un nuovo video di Psicologia Animata. Io sono Carla, sono una psicologa e in questo canale mi occupo di raccontare come funziona la mente. In questo video parleremo di ansia sociale. L'ansia sociale è una condizione d'ansia che viene provata nelle situazioni sociali in cui ci sentiamo giudicati dagli altri. Questa è perfettamente naturale nel momento in cui ci troviamo a sostenere un esame, durante un colloquio di lavoro oppure durante un primo appuntamento. Voler fare bella figura e aver paura di essere rifiutati sono esperienze che accomunano tutti gli esseri umani. Infatti, l'ansia sociale è uno dei tanti aspetti che abbiamo conservato nel corso dell'evoluzione. Questo perché un tempo far parte di un gruppo era fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ma quando è che si parla di disturbo d'ansia sociale? Non esiste un confine netto. Da un lato abbiamo le naturali esperienze di ansia sociale che abbiamo visto prima. Dall'altro invece abbiamo esperienze di ansia sociale che arrivano a interferire con la vita quotidiana. In questi casi l'individuo si sente come se fosse perennemente davanti a una commissione d'esame, come se avesse sempre gli occhi degli altri puntati addosso, in situazioni in cui per la maggior parte delle persone non accade. Per esempio andare al ristorante, chiedere un'informazione a un passante o anche semplicemente camminare per la strada. Ci sono tre fasi principali nel disturbo d'ansia sociale. Fase 1, ansia anticipatoria. La persona inizia a pensare alla situazione sociale temuta in modo molto negativo, prima ancora che questa si verifichi, immaginando gli scenari peggiori e provando molto disagio. Fase 2, ansia situazionale. Si tratta dell'ansia vissuta durante l'evento temuto. La persona tende ad automonitorare costantemente le reazioni del suo corpo e i suoi pensieri nel tentativo di prevenire situazioni imbarazzanti. Questo non fa che aumentare le risposte d'ansia. Fase 3. Valutazione post-evento. In questa fase la persona ripensa all'evento vissuto, focalizzandosi sugli aspetti negativi e non considerando quelli positivi. In questo modo tutti gli eventuali progressi vengono sminuiti. Come possiamo notare, quindi, il disagio non è circoscritto alla situazione temuta, ma perdura nel tempo. Quando le persone che soffrono di questo disturbo, magari senza saperlo, provano a fronteggiarlo da sole, mettono in atto due strategie principali, che in realtà non fanno che peggiorarlo. 1. Evitamento. Consiste nell'evitare una o più situazioni sociali che ci provocano disagio. Nel breve periodo proviamo sollievo, ma successivamente il disagio verso la situazione temuta non farà altro che crescere. 2. Comportamenti protettivi. Sono comportamenti che la persona mette in atto per proteggersi durante la situazione temuta, per esempio prepararsi le cose da dire per paura di non dire nulla, non togliere la giacca per non far vedere la camicia bagnata di sudore o indossare una sciarpa per nascondere il rossore del collo. Come puoi immaginare, molti di questi comportamenti non fanno altro che intensificare i sintomi temuti. Un altro comportamento protettivo molto diffuso è l'uso di alcol. Questo, oltre a costituire un rischio per la salute di per sé, non consente alla persona di sviluppare un senso di padronanza delle situazioni sociali che vive. Ma perché si sviluppa il disturbo d'ansia sociale? La ricerca scientifica ipotizza che un ruolo molto importante ce l'abbiano le esperienze di vita, in particolare i modelli educativi ricevuti, l'eventuale isolamento dai coetanei in età precoce, oppure aver vissuto eventi traumatici, come per esempio aver vissuto atti di bullismo. Per quanto riguarda i modelli educativi, sono due in particolare quelli più osservati nei pazienti con disturbo d'ansia sociale. Lo stile educativo iperprotettivo consiste nell'aver avuto almeno una figura di riferimento eccessivamente apprensiva e preoccupata. Questo può portare a sviluppare un'immagine di sé come inadeguata. Il genitore che si allarma spesso e interviene per proteggere i figli da qualsiasi cosa manda continuamente il messaggio che secondo lui o lei i figli non sono in grado di affrontare le sfide della vita. Questo crea una sensazione di inadeguatezza e una visione del mondo come un luogo molto pericoloso. 2. Stile educativo ipercritico. Altri pazienti riferiscono di un ambiente familiare molto attento ai risultati e alle performance. La figura di riferimento
tende a sottolineare sempre gli errori e molto raramente i meriti, in modo duro e poco accudente. Quale che sia il motivo che ha scatenato il disturbo d'ansia sociale, la buona notizia è che guarire dal disturbo d'ansia sociale è possibile. La terapia che, secondo la ricerca scientifica, è quella più efficace verso il disturbo d'ansia sociale è la terapia cognitivo-comportamentale. Vediamo di cosa si tratta attraverso il modello ABC. Ogni volta che viviamo una situazione, che può essere uscire con gli amici o stare semplicemente sul divano e ricordarci qualcosa, compaiono i cosiddetti pensieri automatici. Questi pensieri spuntano all'improvviso, sono così veloci che spesso neanche ci rendiamo conto che sono comparsi. Nonostante questo, li prendiamo come verità assoluta e spesso distorcono la realtà e ci mettono angoscia. Questi pensieri, a loro volta, determinano le emozioni che proviamo, le reazioni del nostro corpo e i nostri comportamenti. Il modello ABC, quindi, ci permette, attraverso delle schede di automonitoraggio, di imparare a riconoscere i nostri pensieri automatici. I pensieri automatici negativi sono stati raggruppati dagli studiosi in categorie, chiamate distorsioni cognitive. Potremmo paragonarle a delle lenti che deformano la realtà e che fanno sì che la interpretiamo in modo eccessivamente negativo. Durante la giornata capita a tutti di formulare pensieri riconducibili alle distorsioni cognitive e ognuno di noi tende a utilizzarne alcune più spesso rispetto ad altre. Il problema nasce quando queste sono troppo frequenti e quindi distorcono eccessivamente la nostra percezione della realtà. Vediamo quali sono quelle più comuni in chi soffre del disturbo di ansia sociale. 1. Catastrofizzazione. La persona immagina la situazione futura nel peggior modo possibile, come una catastrofe. Per esempio, mi emozionerò così tanto che non riuscirò a dire nemmeno una parola. 2. Pensiero tutto o nulla. O eseguo tutto alla perfezione oppure sarà un totale fallimento. In questo modo non esistono vie di mezzo. In questa categoria rientra anche l'ipergeneralizzazione. Per esempio, non piaccio a nessuno, tutti mi considerano stupido, eccetera. 3. Lettura del pensiero. Consiste nella convinzione di sapere cosa stanno pensando o stanno provando gli altri. Per esempio, gli sto facendo pena, di sicuro pensa che sono noioso, eccetera. Una volta individuati i pensieri automatici riconducibili alle distorsioni cognitive, grazie alla terapia cognitivo-comportamentale possiamo metterli in discussione e sostituirli con un pensiero alternativo, più flessibile e realistico. Se ti rendi conto che vorresti abbassare il livello della tua ansia sociale, ma in questo momento non hai la possibilità di intraprendere un percorso di terapia, in descrizione trovi delle schede che puoi scaricare gratuitamente. Imparerai a utilizzare su di te il modello ABC, a riconoscere le distorsioni cognitive e a mettere in discussione questi pensieri, sostituendoli con pensieri più utili e realistici. Per oggi è tutto, spero tanto che questo video ti sia stato utile. Io ti ringrazio per essere stato o stata con me oggi, ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!